schierate in prima fila, mettono a segno le prime pedalate le atlete della categoria G3, categoria che è stata doppiata, quindi nella prima manche si vedranno in corsa sia gli atleti della categoria maschile che le ragazze facenti parte della categoria femminile, che stileranno così al termine della gara la classifica loro dedicata. E saranno 5 i giri che i ragazzi di questa categoria dovranno compiere prima di portare a termine la loro prova, quindi 4,5 km di gara aspetta gli atleti della categoria G3. Come vediamo dalle immagini, il percorso di Ronco è selettivo come tutti gli anni, il gruppo è già in una lunga fila indiana, si è frazionato, in questo momento un piccolo rallentamento fa sì che gli atleti leggermente attardati possano recuperare, possano rinfoltire il gruppettino di testa, ma nel finale ci aspetteremo nuovi allunghi, nuove accelerazioni e quindi il gruppo tornerà ad essere una lunga fila indiana. E giro dopo giro siamo arrivati al suono della campana e al comando troviamo una coppia di atleti della Valle Camonica che di comune accordo sta viaggiando sulle strade di Ronco per portare a casa la vittoria finale. Siamo arrivati al traguardo con gli ultimi 150 metri dove la lunghissima volata tra i due ragazzi della Valle Camonica decreta vincitore Angelo Berberi davanti a Mattia Pezzotti, completa il podio Giacomo Tovaglieri. Leggiamo la classifica, al quinto posto si piazza Anna Bonassi della Mazzano, quarto il suo compagno di squadra Nicola Dadda. Terzo Giacomo Tovaglieri della U-Green, secondo posto per Mattia Pezzotti della Valle Camonica e vincitore il suo compagno di squadra Angelo Berberi. Tra le ragazze terza Emma Colombo della U-Green, seconda Elisabetta Bocchio della Ronco Maurigi e vincitrice Anna Bonassi della Mazzano.